Sono Davide Battistella, presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. L'arrampicata sportiva, così definita, nasce praticamente a Bardonecchia nell'85, seguita poi negli anni successivi da delle competizioni che venivano fatte sulla roccia. Successivamente poi iniziò l'attività agonistica sulle strutture artificiali e da qui nelle palestre e nacque la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. Allora, l'arrampicata sportiva in questo momento in Italia, ma a livello internazionale, è in una crescita esponenziale. Abbiamo tantissimi praticanti, in Italia abbiamo già superato in questo anno i 75.000 tesserati e stiamo assistendo veramente a un fenomeno di massa importante. Un fenomeno bello perché comunque l'arrampicata è uno schema motorio che è insito nell'apprendimento dell'evoluzione motoria del bambino, dal gattonare. I primi passi poi vengono mossi nell'ambito della verticalità, cercando di tirarsi su e di arrampicare. Quindi è un po' una riscoperta di uno schema motorio che abbiamo innato. E in questi anni, da quando io sono presidente, l'arrampicata sportiva è cresciuta notevolmente. Abbiamo già avuto una partecipazione a Tokyo, alle Olimpiadi, è diventato uno sport olimpico, saremo a Parigi, grazie soprattutto a Matteo Zugloni che in questo momento ha già strappato un biglietto vincendo il campionato del mondo a Berna quest'estate. Ciao a tutti, sono Matteo Zugloni, ho 21 anni, vivo a Cassano d'Adda. Mi sono appassionato a questo sport attraverso metodi secondari. Mio nonno arrampicava, ha scalato sui grandi monti, tra cui le Ande, e di conseguenza ha passato la passione ai miei genitori, che poi l'hanno passata a me quando ero molto piccolo. Questo agosto 2023, il 10 a Berna, ho vinto i campionati mondiali di speed. E è stata un'esperienza, direi, assurda, perché in ogni giro di finale ho ottenuto un risultato sempre nuovo e sempre migliore. Nei quarti di finale ho fatto record europeo di italiano, 5 secondi e 02. Nella semifinale ho ottenuto il ticket di qualificazione alle Olimpiadi del prossimo anno a Parigi e in finale, seppur per falsa del mio avversario, ho ottenuto il titolo di campione mondiale. La disciplina speed è nel percorrere un percorso di 15 metri, sempre uguale in tutte le gare, quindi un percorso omologato, nel minor tempo possibile. Questo avviene nelle qualifiche, dove si ha a disposizione due prove e che appunto successivamente verranno presi i primi 16 tempi dei classificati per poter accedere alle fasi di finale. E nelle fasi di finale non conta più il tempo, ma soltanto chi raggiunge il pulsante per primo. Quindi anche se uno ci mette 12 secondi come 24 secondi, arriva per primo, ha vinto lo scontro. Sono tra i più giovani di questo sport, però in questo periodo di tempo comunque ho notato tantissimi cambiamenti. Primo di tutto, la gente, quando si parla di arrampicata, inizia a sapere che cos'è effettivamente. Di conseguenza, però, appunto, è migliorato tanto anche il livello globale. Si era partiti che il record del mondo era 6 secondi anche soltanto 10 anni fa, adesso siamo scesi sotto i 5 secondi. Però non solo per una miglioria nell'allenamento degli atleti, ma anche per la nascita di nuove tecniche. Una delle prime cruciali che ha fatto abbassare tanto i tempi è stata, tra l'altro, da parte di un boulderista, neanche uno specialista della speed, proprio appena prima delle prime Olimpiadi, che inventò la Tomoa. Sì, movimenti differenti. Il primo è la Tomoa, che consiste nel partire più frontale e invece più alti partono utilizzando anche la seconda presa. La Tomoa consiste nel entrare sulla terza presa, poi mettere il piede in mano e arrivare alto, così, in modo da saltare la parte verso sinistra. Poi si entra nella fase della scaletta, che pressoché è uguale per tutti gli atleti. Un'altra differenza, c'è il lancio dei lunghi, che consiste nel entrare solo con una mano su questa presa alta e poi due mani successive subito qua. Nel lancio normale si arriva con due mani su questa coppia qui. E qua entra già una variabile dove si imposta il movimento cinese che avevo citato prima. Io utilizzo la versione un pochino più lunga, dato che ho delle buone proprietà esplosive. Entra così e si va a due mani diretto, saltando questa presa come mano.
Da qui, rispetto al finale normale, che consiste in utilizzare tutte e tre le prese, si usa soltanto la prima e l'ultima, quindi tagliando dritto verso il pulsante. Così, e schiacci. Allora, l'evoluzione più importante intanto è raggiungere ovviamente lo status di sport olimpico, e quindi questo è stata per noi è una vetrina importante, un arrivare a un obiettivo, diciamo, fondamentale per una disciplina sportiva. All'interno delle tre nostre discipline sportive, quindi la lead, il boulder e la speed, sicuramente il boulder, che è appunto l'arrampicata senza la corda su pareti non più alte di 4 metri con problemi gestuali, ha avuto un'evoluzione importante, soprattutto sulla tipologia di appigli, sulla tipologia delle prensioni di questi appigli, sulla dinamica di quello che si effettua in effetti su queste pareti, come dicevamo prima, che è un po' un mix tra la ginnastica, un po' il parkour, i salti, i balzi, i lanci e anche la tecnica. E quella sicuramente è la disciplina che ha avuto molta evoluzione in questi ultimi anni. Mi chiamo Laura Rugora, ho 22 anni, vengo da Roma, ma adesso vivo a Trento e faccio arrampicata sportiva, in prevalenza lead. Però visto che alle Olimpiadi ci sarà una combinata tra lead e boulder, in realtà sto lavorando su tutte e due queste discipline. Io ho partecipato alle Olimpiadi di Tokyo del 2020 ed era la prima volta che l'arrampicata faceva la sua comparsa alle Olimpiadi, quindi è stata un'esperienza bellissima, perché comunque era un'esperienza nuova per tutto il nostro sport e ovviamente c'era anche tanta pressione. Allora, nella lead e nel boulder c'è un periodo prima della gara in cui possiamo osservare il percorso, e durante questo periodo dobbiamo cercare di capire qual è il modo migliore per passare, quali sono i punti più difficili, e cercare anche di ricordarci la via. C'è qualcuno che magari esce proprio con un foglio e se la disegna, io invece preferisco poi disegnarmela quando torno in isolamento. Diciamo che anche cercare di ricordarsi la via e cercare di prendere da sotto il maggior numero di informazioni possibili è una cosa che va allenata durante la stagione, perché può essere veramente utile, visto che soprattutto nella lead poi c'è solo un tentativo per cercare di arrivare più in alto possibile. Mi chiamo Vincenzo De Luca e sono il direttore tecnico della FASI. Allora, le caratteristiche, diciamo, che ha un buon arrampicatore è intanto la facilità con cui si arrampica e la scioltezza e la coordinazione con cui si muove in parete. Poi è necessario anche avere dei buoni valori di forza, perché ci sono dei passaggi che sono impegnativi. Questi passaggi di forza spesso si combinano anche con dei movimenti coordinativi complessi, più o meno complessi. Quindi, diciamo, uno che è predisposto verso questo sport combina tutte queste cose insieme. Logicamente la forza delle dita della mano è quello che contraddistingue, no? L'arrampicatore per eccellenza. Sono Stefano Ghisolfi e sono uno scalatore professionista del gruppo delle Fiamme Oro. La cosa che è cambiata di più nell'arrampicata forse è stato lo stile nelle gare di boulder soprattutto. Quando ho iniziato era molto simile alla roccia, e quindi comprese molto piccole sulla punta delle dita. Adesso lo stile è molto più dinamico, ci sono movimenti molto più lontani, si usa anche molto la parte inferiore del corpo, movimenti di equilibrio. Questo in realtà è, per me è più difficile, perché sono nato un po' nella vecchia generazione, e adattarmi a questi nuovi stili è forse la parte più difficile per me delle ultime gare. Tecnologia nella speed sicuramente è utile, molto utile, perché il percorso è sempre lo stesso, quindi logicamente gli atleti disegnano delle traiettorie ideali che si adattano alle loro caratteristiche, ma differiscono poco da atleta a atleta. E quindi la tecnologia ti aiuta, perché tu puoi studiare in maniera ripetitiva quello che è quasi sempre lo stesso gesto o la stessa modalità di scalata. Mentre per quello che riguarda il boulder e la lead, essendo delle situazioni, quindi due tipologie di gare molto variabili, è molto difficile che tu puoi tracciare una linea ideale.
perché essendo molto variabili le prese, sono anche diverse le modalità di passaggio e di scalata dei vari atleti. Sì, la cosa bella per me dell'arrampicata lead e il boulder anche è la creatività che ci vuole nel trovare sempre nuovi passaggi, la varietà che c'è, ogni allenamento, quasi ogni allenamento è diverso, c'è qualche componente nuova, qualcosa da imparare. La speed l'ho fatta per parecchi anni, ma è un qualcosa più ripetitivo e più forse più simile ad altri sport in realtà, come la corsa, il nuoto. L'arrampicata che piace a me in realtà ha più varietà, ha più componenti anche di inventiva e di strategia. Mi chiamo Marcello Bombardi, atleta del Centro Sportivo Esercito e siamo qua con la squadra nazionale. Io ho iniziato principalmente con l'arrampicata sportiva, quindi con la corda, la disciplina delle difficoltà. E quindi quella è sempre stata la mia disciplina preferita e quella su cui sono sempre andato meglio. Poi col fatto che è entrata in gioco la combinata per le gare delle Olimpiadi, ho iniziato anche a praticare più il boulder e fino a qualche anno fa anche la velocità, però diciamo che appena ho avuto la possibilità di tornare a concentrarmi sulla difficoltà e anche il boulder, sono subito tornato a quello che preferivo fare. Mi chiamo Camilla, ho 22 anni e faccio parte della nazionale d'arrampicata sportiva e pratico principalmente la specialità boulder, però in vista delle Olimpiadi faccio combinata, che sarebbe boulder più lead. La gara di combinata, allora, c'è prima la fase di boulder che consiste in 4 tracciati, appunto 4 boulder, e viene stilata una classifica in base ai punteggi. Ci sono 2 zone, la prima vale 5 punti, la seconda 10 e il top vale 25, quindi i punti vengono sommati. Poi dopo questa fase c'è la fase di lead, appunto nella gara di lead ogni presa ha un punteggio, l'ultima presa vale 100, quindi appunto danno un punteggio in base a dove arrivi e poi appunto vengono sommati i punteggi della gara boulder e della gara lead. Questa disciplina si sta evolvendo molto negli ultimi anni, ma è già un'evoluzione che è iniziata un po' di anni fa. E quando ho iniziato io diciamo che era ancora molto simile all'arrampicata su roccia, quindi l'attività da cui è nata, diciamo. E poi col fatto che si sta diffondendo molto di più anche in ambiente urbano e tra persone che proprio non conoscono l'arrampicata su roccia, ma svolgono questa attività proprio solo per sport, come attività a sé stante, sta diventando molto più commerciale, quindi si vedono molte più palestre, le prese, ovvero gli appigli su cui ci si arrampicano stanno cambiando tanto, si va appunto da prese che sembravano roccia fino a volumi grossi, dimensioni, e questo porta tante conseguenze, per esempio il fatto che cambiano i movimenti che si eseguono, sono molto più dinamici, molto più spettacolari, e questo aiuta anche la TV e quindi di conseguenza si ha una risonanza mediatica maggiore, e tutto questo è un po' una crescita e sta diventando sempre più diffuso tra i giovani e anche a livello globale. Io chiedo a una scalata non solamente le difficoltà, ma una bellezza di linee. Walter Bonatti.